questo matrimonio sta da fare, è la fortunata commedia della Compagnia del Polvarone che sarà portata in scena con una raccolta fondi dedicata a Casa Tevenin. La location scelta per lo spettacolo è una delle piazze più belle e suggestive di Arezzo. Sarà infatti Piazza San Domenico alle 21, sabato 26 agosto, ad ospitare lo spettacolo. Sono coinvolte le ragazze perché passeranno una serata sicuramente diversa, all'insegna del divertimento e della goliardia. Questo è poi la Compagnia del Polvarone con il loro spettacolo. Mi corre l'obbligo ovviamente di ringraziare direttamente la compagnia e l'amministrazione comunale per compagnia per aver dato la loro disponibilità in un batter d'occhio a questa iniziativa, il cui ricavato appunto sarà interamente devoluto a Casa Tevenin, l'amministrazione comunale per tutto quello che concerne l'organizzazione e quindi gli allestimenti e il patrocinio stesso che è stato concesso. Vedranno una delle nostre commedie in vernacolo che riscuotono sempre tanto successo. Perché? Perché pescano nei ricordi degli aretini, nella loro infanzia. Alcuni dicono mi sembrava di sentire la mia nonna, ho trovato una signora al supermercato che mi ha detto in quei battibecchi ci rivedevo i miei genitori, no? Per cui è Arezzo, ritrovano Arezzo con le sue tradizioni e poi ritrovano il vernacolo. E un ringraziamento alla Compagnia del Polvarone perché per la seconda volta mette a disposizione se stessa per un'istituzione importante della città. Lo scorso anno fu la Casa Pia, quest'anno è il Tevenin, la dimostrazione di come la cultura amatoriale che caratterizza la città di Arezzo storicamente, mi verrebbe da dire, si declina sempre in maniera forte con iniziative di coesione sociale che stanno da una parte nel valorizzare una zona bellissima della città ma non sempre al centro della vita cittadina e dall'altra parte quindi San Domenico e dall'altra parte invece l'idea di una solidarietà che cammina grazie all'arte di alcuni e alla volontà degli aretini di passare insieme una o due ore di spettacolo legate alla storia della città di Arezzo.